Bene, Mitsu e Fugo, anzi Fugo e Mitsu, con cosa ci deliziate oggi? Ah, tanto per cambiare! Urien contro Ibuki, no, non so più interessante perché Ibuki in teoria ha tutto l'arsenale per infastidire il gigante buono di La Spezia. Vabbè, il gigante buono mutandone. Però d'altro canto, se Urien tocca la donnina, le fa del male. Per usare un delicato eufemismo. Ok, Mitsu va su e giù, avanti Andrea. Sembra sul viale della vittoria del primo round. Nel dubbio, quando gli manca qualche pixel, super. Se è un fatto apposta per queste pixelate, tra virgolette. Non avete potuto vedere il gesto, tra virgolette. Ho visto che esce dagli specchi di Luna Arteria. Equilibrato, ma con una testa si risolve, mette uno specchio bene e si diverte. Overhead e la partita è pari. Non so se regola la tensione del terzo round, ve lo dico. Allè, ginocchiata subito per iniziare. Mitsu risponde con Show X, che è l'unica merdata invincibile di Ibuki, alla quale può attaccare super e coltellacci, perché è veramente tendenzialmente. Mitsu screen Fugo, Mitsu fallisce, Fugo dallo specchio. Fugo ci riflette e decide di tirare un altro specchio. Battuta rubata a Mitsu, che però non aveva acceso il microfono. Quindi se l'aveva rubata bestialmente così. Mitsu decide di andare nella tecnica dei mille overhead, che tanto male ha fatto a me. Alle. Stava preparando il terreno a una super, però poi di tirare coltellacci X, vanificando l'opportunità di tirare una super. Alla fine comunque se la porta a casa lo stesso, facendo bicicletta X. Te la potevi costruire. Comunque bicicletta X, homing a caso, becca quelli per terra molto bene. Insomma, sa tutti i buchi. Allora, spallata a caso, che di solito finisce sempre in tragedia, qua è andata relativamente bene. Attenzione, Mitsu si aspettava la palla, la parra, adesso lo porta all'angolo. Salti confusi, gente che esce dall'angolo senza chiedere. Prese, Mitsu stanna. Ibuki lo fa, tende a farlo. Ti tocca quelle 5-6 volte nel giro di quei 3 secondi e stannato subito, per sempre. Fastidio, pugnetto. Su un passaggio come Ibuki può fare quella pressione fortissima, cretinissima col pugnetto. Che però d'altro canto mi dice, ricordo giustamente Mitsu è parlabile. Dice, non è sta gran botta del culo. Attenzione. Sì, Fugo non male. E questa è l'opportunità di. No. Vabbè, mi sono perso chiaramente. Sono successe troppe cose. E a Fugo è mancato uno specchio. L'ha lasciato da qualche parte. L'ha lasciato un giorno. Aspetta. No, Mitsu lo sa. Dei toni. Dall'angolo. Ecco, questa è una cagata mondiale, la odio, non voglio essere così la roba. Però puntualmente mi colpisce sempre. Guardi il primo colpo, stai abbassato tranquillo e questo ti arriva sopra. E ti colpisce basso. Non è esattamente il colpo più veloce mai concepito nel genere di picchiaduro, però può dar noia perché è sempre inaspettato. Comunque no, bisogna farsi colpire da quella cosa. Allora, Fugo infuriato. Si vede che proprio vuole cambiare ritmo. Prova a infilare una spallata nel cervello. Un'idea di merda.
stampa non c'è niente da fare. No, serve un po' più di solidità. Questi buchi è una mitragliatrice sempre carica. Però il round è lì, lo specchio è piazzato benino. Ibuki salta indietro complicandosi la vita e poi risolve tutta una ginocchiata spaziale a vendicarsi di quella biciclettata ex di prima. Bene, con Ibuki che lancia e salta, la sua specialità funziona bene contro i personaggi con show. Qua attenzione perché Mitsu ha sentito l'odore del sangue, voleva il pipì. Però anche oggi andrà a casa sempre. Prova a massimizzare, chiaramente Mitsu prova a saltare via, questa idea.